Ah, buongiorno, stamattina abbiamo fatto sto setup, andiamo organizzati alla grossolana, dormiamo in macchina, materassino, sacchi a pelo e c'è bulletto, bello di papà, dove andiamo, dove andiamo, dove andiamo, andiamo a Brescia, andiamo a Brescia. Si riempiva il portaporti e il bagnetto chimico, acqua d'orgiva. Mettiamo sotto e mettiamo un po' di sbregato. Aspetta la sala di questa. Thank you.
Per San Valentino lo famo nei boschi. Venuto che la signora è cala. Faccio anticipatamente buon San Valentino a tutti. Se siamo attrezzati con questo tavolino, che se lo siamo spostati da là e se lo siamo portati qua, così mangiamo, cuociamo e scaliamo. Se siamo preparati alla camera da letto, ecco qua, materassino, due sacchi a pelo, là in fondo c'è il televisore, ecco qua, e stanotte si dorme qua. Mo non lo so se mi vado a montarla adesso, ma c'ho il tendalino a prolunga della tenda mia, della Obeling, e questo andrebbe montato sopra la tenda per lungo, così. E fa, se vuoi chiudere qua e di là, o lasci tutti e due i lati aperti. È un tendalino, è una veranda. Ma non penso me la monto stasera, forse la monto domani. Monto la veranda per lungo, così gli faccio rientrare sto tavolo sotto. Ma mi sa che per oggi va bene così. Qua se siamo puntati al bagno, tocca a Camporella. Se fa prima di andare a dormire, l'abbiamo messo fuori, beccati, cesso portatile.
ciccia, ciccia, ciccia. Questo qua è un pezzo che si usa per far bollito, è carne di seconda scelta. Questo qua dovrebbe essere un pezzo di spalla, fanno la spalla per far bollito. Vi assicuro che è buono da morire, l'importante è che non sbagliate la cottura. Abbiamo messo pure due bruschette, dai, queste due ci hanno ancora un po'. Mamma mia, che spettacolo! Ti metti in natura così, cose semplici. E il pulcioso a natura, yeah. E che vuoi di più? Là c'è un pochino di neve laggiù. Pace. Magna. Vino, una bisseccuccia e laggiù c'è la camera da letto. Devo dire anche troppo cotta per i gusti, eh? Mamma. E dai, oh. E niente, insomma, stasera dormivo dentro la macchina, forse a cappello. Ci devono finire il camper. Tocca arrangiarsi.
ma da sta casa proprio no. Poco legge. Sta scendendo un po' di nebbia da laggiù, si sta coprendo, ma non dovrebbe piovere, ma a parte non ce ne frega niente, sai che figo, piove, sta in macchina a dormire con i sacchi a pelo, il tintinnio dalla pioggia, no mo? Bellissimo. Ciancichi, eh? Allora, ci siamo attrezzati con il tendalino. Questa è la prolunga della tenda mia. L'ho adeguata alla macchina. Che? Guarda che figata. Oh, l'ho messa alla mano e peggio. Però è questo qua. Corporata con la camera da letto, il bagno, ecco qua, che ci manca, ce l'abbiamo tutto, tavolino al coperto, nature, olè.